Ora possiamo provare il mazzettino di oggi. Bella giovani, bentornati sempre qui sul canale, sempre sul cap. Avete visto che cosa ho fatto con i miei 4000 gold buttati nel cesso? Intanto vi faccio un po' i cazzi miei, vi spiego il perché di questa scelta. Perché come avete visto il bundle per 4000 gold non era chissà quanto conveniente. Penso che l'abbiate visto tutti. Che tra l'altro in primis sto bundle era molto diverso, raga. Era molto diverso anche perché prevedeva solamente 4000 crediti, cioè solamente, e 500 gettoni. Quindi questo switch radicale è capitato a fagiolo. Perché vi dico questo? Anzitutto perché Sera è una carta che andremo a provare all'interno del mazzettino di oggi, che adesso andremo a vedere. E tra l'altro questi 3000 token a me servono per una carta in particolare, non Spider-Ham, ma per Annihilus, raga. Annihilus è una carta fondamentale che mi manca veramente come il pane. Quindi ho fatto l'investimento, diciamo. Non siate come me, ovviamente. Non buttate i vostri gold là dentro. Teneteveli stretti, anche perché il bundle non era chissà quanto conveniente. Che sto a fa? Niente. Mazzettino di oggi, raga. La grande, l'inimitabile, la tossica dipendente, ovvero la grandissima Sera con questa variante. Che tra l'altro la variante è figa, raga. Cioè io alzo le mani che posso dire di aver buttato 4000 gold. Ma veramente figa. E tale variant l'andremo a sfoggiare in un grandissimo Sera Toxic. Avevamo fatto un mazzo del genere come mazzo di fine season, quindi ve lo lascio sempre qui nelle schede. Se volete avere maggiore fruibilità in un mazzo specifico o anche maggiori combo e quant'altro, quello che potete trovare in queste cartine che magari qualcuno non avete, qualcuno no, ovviamente adesso possiamo utilizzare il nostro ghost e penso sia femmina ghost, vero? Sì, credo molto di sì. Quindi la nostra ghost è Luke Cage, laddove nel video precedente ovviamente con un mazzo del genere non avevamo, o meglio sì, ma senza i postota. Quindi andiamo a provare il mazzo. Ovviamente si basa tutto sull'andare a dare più fastidio all'avversario, andare a togliergli sempre più punti, forza, con Azmat, con l'uomo cosa, a distruggere carte con il grande gladiator e fare Luke Cage subito bello prorompente, così che la nostra Mary, il nostro Lizard e il Malus che ci dà l'uomo cosa non possono intaccare sul nostro progredire di game. Vamo. La season veramente fast, il nostro Infinite raggiunto comunque, top 2k subito. Intanto giocherei Lizard al centro. Cosmo Gremisi può dare parecchie seccature comunque, perché noi abbiamo Zab e tutte le nostre carte di costo 4. Non potremo. Frate, ma dai. L'unica cosa buona è questa, Maximus. No, l'unica cosa buona è questa, che Maximus ovviamente non si attiva. Tu giochi Lockjaw, molto buono Lockjaw. Molto buono Lockjaw. Io ti farei la Mary qui, sai. Ti farei la Mary qui. Sì. Non lo so, raga, sto pensando a sta cosa. Perché è vero che la Mary qui è ottima, ma mi sa che è meglio qui. Meglio qui perché vado sotto Shang. Ok. Ci sto. Intanto io farei Sera qui. E dici tu come la vinco io qui su Cosmo Gremisi? Questo è anche da vedere. Questo è anche da vedere. Questa cosa è anche da vedere. L'unica cosa, raga, io suppongo che lui abbia Magneto, no? Gigante. Ok. Io suppongo lui abbia Magneto. Se mi mette Magneto qui è un disastro. Ok, detto. Va bene. Ora, diciamo che l'abbiamo vinta qui. Per il semplice fatto che io faccio solamente Shang e vinco, ok? Possiamo dire questa cosa. Poi, cosa abbiamo da fare? Abbiamo da fare Ghost e abbiamo da fare Azmat. Non è che non so... Esatto. Il fatto che noi abbiamo prima, Ghost adesso non si attiva perché è il sesto turno, vero? Suppongo di sì. Suppongo di sì. Ma mi sa che è un pochino inutile la cosa. Farei intanto Luke Cage, Zabu e basta. No, Azmat lo faccio lo stesso, dai. Ok. Devo snappare, raga, vero? Devo snappare. Ok, ok. Perfetto. Perfetto. Il fatto di giocare Ela, raga, è questo il punto, il malus. Che è casuale. È casuale per il semplice fatto che quando tu la giochi il turno 6 tu non sai tutte le tue carte dove andranno a finire. Per il semplice fatto che lui se, che ne so,
anche una Black Cat fosse finita qui sulla Fisk Tower, lui avrebbe vinto. Capito? Oppure anche su ovunque. Ora, 1500. Ma qui si fa tosta la situazione, sai? Qui si fa veramente sostole. Allora, officina riparatore è ottimo per il semplice fatto che farei subito Zabu, che è veramente buono. Che giochi? Vabbè, GG. Ora, non sottovalutate questo mazzo, raga, perché vi posso assicurare che può dare delle performance veramente ottime. Io vorrei fare Maximus, ma non lo farei adesso. Penso che Gladiator sia la mossa importante, comunque. Da fare qui sull'asteroide. La miss. Abbiamo Enchantress. Che goduria fare una cosa del genere. Ok, l'ho visto sto mazzo, ragazzi. È veramente molto forte. Sarebbero... dovrebbe avere anche Super Giant sto mazzo. Ora, quello che andrei a fare io è... voglio gli... la miss intanto. No? Oppure andare a prendere Prio. Andare a prendere Prio, così che se lui mi fa Super Giant, no? Io gli vado sopra di Prio e sono coperto da un eventuale Riot. Super Giant dovrebbe essere di 5. Sì. Quindi se io faccio così, dimmi che è Super Giant. Olè. Ok. Perfetto. Snap. Snap, 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 no. Snap, 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 snap. E... no, si ritira. Vabbè, la play c'era. Enchantress, Azmat, poi Luke Cage, uomo cosa, e si vinceva il game. E tra l'altro, se volete sapere il mazzo con cui sono arrivato a Infinite, ragazzi, è il video di ieri. Andate a recuperare il mazzo, anche perché era molto simile al mazzo di prima. Cosa, frate? 446. Tosta. Tosta, ok. Passiamo. E un'altra cosa, raga, quando... vi piacciono i mazzi e che ne so, pubblicate sui social delle partite. Regà, datemi, perché cioè, l'altro giorno mi scrive un ragazzo e mi dice non hai visto la clip. Ma se tu non mi tagli, io che cosa ne posso sapere? Cioè, perdonami, che nel social immenso io non posso sapere. Cioè, capito? Questo è stato un inizio pessimo. Regno quantico. Va bene, io intanto Ghost. E Ghost lo farei. Però Zabu è anche ottimo. Zabu Martir, Martir lo gioco, no? Martir lo gioco lo stesso, dai. Frate, questa è stata una bella play, lo gioco sul Regno Quantico. Oso dire. Oso dire questo. Possiamo fare Ghost, come possiamo fare anche i cazzi nostri. Per dire, e giocare il nostro gioco con la Mary. Oppure con l'uomo cosa. Ma Ghost lo farei. Sì. Ghost lo farei, poi farei Sera. Sulla Stark Tower sempre. E che mi togli Azmat. Peccato. Victory. E fratello, ti capisco. Ti capisco. Regà, mi faccio uno shottino di acqua per il ragazzo di prima. Permettete. Questo è il brutto di usare i mazzi discard. Sono tanto belli perché quando ti esce la combo ti senti il dio. Ti senti il dio sceso in terra. Ma quando ti briccano in quella maniera, oppure quando ti fanno certe cose con l'Ojo, con la Jubilee, devi soltanto prendere il microfono e mettertelo dove so io. Nexus è buono. Nexus è molto buono. Lizard. Ah, un bounce contro. Ok, ci sta come cosa. Ghost è molto buono anche. Cioè, c'è una bella curva sto mazzo, a me piace. Mi sta piacendo, mi sta anche convincendo. Perché non ho giocato Zabu? Perché sono un coglione, frate. Yes. No, giochiamo Ghost. Ok, ha preso Maximus, meno male. Quel Loki, quel maledetto Loki. E adesso ci appoggiamo a Gladiator, sai? Ci appoggiamo a Gladiator.
Uomo cosa, va bene. Anche Zabu va bene, ok. Ma forse l'unica cosa che posso... Cazzo, dovevo farlo sul Nexus. Devo farlo sul Nexus. Va bene. L'uomo cosa anche noi. Va bene questa cosa. Potremmo pensare di fare Ryu Cage. Potrebbe averla in mano. Potrebbe averla in mano la mia Enchantress. Quindi no. Fare anch'io l'uomo cosa. E basta. No. Non posso fare l'uomo cosa e basta. Invece potrei fare Maximus Zabu. No. Maximus Zabu qui. Vediamo. I due accumuli. Mi fa piacere questa cosa. Adesso risolve prima lui. Regà, risolve prima lui. Perché noi abbiamo Ghost settato. Possiamo fare Luke Cage qui. Luke Cage qui e la Mary. E a ricordi logico tu non puoi battermi. No? Risnappo pure. Meno che non c'ha Lyot. Ma anche se fosse, anche se ha Lyot e me lo fa al centro, noi vinciamo. 5 10 16. Deve fare 26 punti al centro. Ok Lizard. Ok Luke, c'è Luke Cage. Ok, la vinciamo ugualmente. Vinciamo ugualmente. Che bel mazzo. Che bel mazzo, frate. Che bel mazzo. Ma come Dio, frate. Ma come? Come ti è venuto in mente di chiamarti Dio? Enchantress è molto buona perché me l'hai tolta. Anche Jeff è buono. Va bene. Maximus non lo farei. Penso che dovrei farlo invece. Penso che dovrei farlo. Kiln. No. Passo, raga. Passo. Passo. Perché Kiln... Una brutta play. E dammelo prima, Lizard, no? Tu snappi, va bene. Vabbè, se perdo contro Dio non ho cosa fare. Cioè, i miei ossegui. Facciamo Ghost intanto su Sokovia. Poi... La miss mi ha tolto cosa? Mi ha tolto Enchantress. Ok. Io tento il tutto per tutto. Tento il tutto per tutto, Maximus Lizard. Vado a 11, vediamo che si inventa lui. No, frate. No, frate. La testata mutante negasonica. Bravo. Bella play. Ora, l'unica cosa è che io devo sperare... E olè. Ti fight, Mary. Devo sperare che... Che devo sperare? Devo sperare che... prendo Azmat per fare Azmat Luke Cage. Così magari posso avere possibilità di vincita. In qualche maniera, ma la vedo molto dura. Visione. E c'è anche Brio. E c'è anche Brio. No, frate, abbandona. Vabbè, raga, contro Dio che devi fare? Ragazzuoli, io vi invito fortemente ad andare a provare questo mazzettino. Perché? Uno, perché è un mazzo veramente molto solido, molto forte, gira anche molto bene, ha delle combo parecchio interessanti. Due, mi sono divertito veramente tanto. E quando ti diverti con dei mazzi specifici vuol dire che tu stai giocando bene al videogioco. Secondo me, io lo interpreto così. Poi diciamo che se giocata bene e si individua il mazzo in questione che magari potrebbe avere Lyot, no? E diciamo che la Nemesi di Ghost si può... stare di anche vincere il game. E ve lo ricordo ancora, non shoppate il bundle di sera.